vita, parla ragazzi, qua Max dello Gmigato di Sono al Sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un nuovo squad builder, è uno squad builder che è stato richiestissimo in questi ultimi tempi perché infatti questo qua secondo me è il team più forte appunto parlando del facendo appunto un rapporto di qualità prezzo, infatti for me this is the best cheap team. Perché? Allora innanzitutto è fortissimo, lo si fa con 40.000 crediti e poi vabbè questo è un qualcosa di soggettivo, io mi ci trovo davvero bene, spero che anche a voi vi piaccia, ma andiamo subito a presentarlo. No, perché infatti prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare il kit di FIFA e vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando, mi raccomando lasciate già un bel mi piace che per questo squad builder io voglio 3.000 mi piace. 3.000 mi piace e forse vi porterò appunto come prossimo video un wager match che avrà un qualcosa di fenomenale, spero. Se no vabbè ve lo porterò in seguito. Comunque, ma senza dobbiamo partiamo. In porta chi troviamo? In porta troviamo Adder. Ah sì, non l'ho detto. Questo qua è il team che utilizzo nell'Access to Road to Glory. Ma dato che molte persone non l'hanno visto, dato che altre che molte persone che vedono l'Access to Road to Glory non hanno capito appunto che squadra utilizzasti, ve la sto presentando adesso. Allora, in porta utilizzo Adder. L'ho pagato 2.000 crediti anche se adesso costa praticamente la metà. È veramente una bestia, io ve l'ho sempre detto, secondo portiere della Bundesliga, perché il più forte è appunto Manuel Neuer, se non lo si utilizza con la chemistry style scudo, perché con scudo a me faceva sempre schifo. Quindi di Adler non c'è molto da dire, è fortissimo e buggato, se avete i crediti necessari provatelo. In difesa utilizziamo da una parte Boateng, di cui ho sempre parlato, di cui me ne sono ormai innamorato, e dall'altra Bangar o Bunjar. Allora innanzitutto Boateng l'ho utilizzato perché è difensore tedesco della Bundesliga e poi perché è veramente forte, infatti l'ho pagato solamente relativamente 2700 crediti, in 8 partite mi ha fatto 3 gol e ho preso la versione da 81 come voi mi avete fatto notare, non ho mai provato la 83 perché l'81 mi era sempre piaciuta tanto e io sono convinto che i giocatori che appunto sono buggati nella loro prima versione non lo sono più nella loro versione uscita upgradata e quindi mi tengo la sua versione 81. Poi utilizzo Bunjar che difensore veramente forte perché infatti ha 74 di velocità, 76 di difesa e 72 di colpo di testa, statistiche che rappresentano quasi un difensore oro e lui è d'argento. L'ho pagato 3.900 crediti in 8 partite, non mi ha fatto nessun gol, ma anche lui lo utilizzo soprattutto per l'intesa, perché infatti come centrocampista centrale chi utilizzo? Utilizzo l'astronauta. Utilizzo Felix Baumgartner, no, perché no? Altro che MCDC. Utilizzo Felix Baumgartlinger, no, era una battuta se non l'avete capito. Infatti come CDC o come CC utilizzo Julian Baumgartlinger, che ragazzi è fortissimo, ve lo posso assicurare. In 13 partite mi ha fatto un gol e 8 assist, ma poi è onnipresente, si trova veramente dappertutto. Passiamo invece ai terzini. Allora, come terzino destro non utilizzo più un terzino della Bundesliga, bensì un terzino della Liga Austriaca. Infatti, ci metto sempre 2 anni a trovarla. Andiamo a cercare appunto Bundesliga. Eccola qua, utilizzo Klein, terzino destro del Salisburgo, 83 velocità e 66 di difesa. Sono statistiche che appunto rifletterebbero un giocatore d'oro. Ma guardate un po' che magheggio, lui è d'argento. L'ho pagato solamente 250 crediti. 13 partite non ho fatto nessun gol, però terzino veramente forte che mi piace soprattutto per i suoi workers, infatti presenta alto. Passiamo invece all'ala destra. Come ala destra utilizzo Camp, Team of the Season, pagato 18.750 crediti, quindi pagato veramente dopo. Statistiche in game per lui fenomenali, 4 stelle di più debole, 4 stelle di mossa abilità, 15 partite, 8 gol e 6 assi, quindi non mi sembra fatto male, e workers alto normale. Credo che voi i crediti li abbiate perché all'incirca questa squadra costa 30-40.000 crediti, quindi mi raccomando provatele, soprattutto provate lui. Passiamo invece all'attaccante. Come ATT utilizzo Alan appunto normale, non if, perché se non lo sapete sono uscite sue 2 versioni in forma che andrò a provare successivamente, o meglio in un futuro, nell'Access Road to Glory. Ma guardiamo un attimo le statistiche di Alan. 20 partite, 19 gol e 9 assist. Workets anche qua abbastanza buoni, perché alla fine normale significa che lui sta all'incirca dove deve stare. È anche alto e grosso, infatti presenta 182 cm d'altezza. L'unica pecca sono appunto le sue stelle di abilità e le stelle di piede debole, infatti presenta 3 rispettivamente, 3 e 3, però non si fanno molto sentire in campo. Passiamo invece al centrocampista offensivo centrale più forte che io abbia mai visto, contando che sia di bronzo, perché infatti come COC utilizzo il bomber Lazaro senza nessuna chemistry style, infatti la dovrò mettere. 21 partite, 13 gol
e 8 assist, 4 stelle di mossabilità, ragazzi, lui è veramente una bestia. 1000 crediti, li stravale, ma ne varrebbe anche 10.000 per me. Veramente forte, provatelo. Passiamo invece al lato sinistro della squadra. Il lato sinistro ve lo porto per ultimo perché infatti è dell'Eredivisie. Infatti questa squadra è anche una bella ibrida, diciamo. Adesso altri 2 anni per trovare l'Eredivisie. Ma dove sei? Eccola qua. Come terzino sinistro utilizzo Van Aanholt, che ragazzi, 11 partite, un gol. Lui è fenomenale. 91 di velocità, ma un sinistro che è un qualcosa veramente di spettacolare. L'ho pagato un po' perché l'ho pagato 16.500 crediti, ma se appunto avete crediti necessari, provatelo, che anche lui è fortissimo. Se appunto non vi piace oppure ne volete provare un altro, vi basterà prendere un terzino sinistro olandese dell'Eredivisie. Perché infatti come CC utilizzo un altro COC, non CDC, utilizzo infatti Wijnaldum e ragazzi anche lui. 400 crediti spesi per una bestia, 11 partite, 5 gol e 2 assist, 4 stelle di piede debole e 4 stelle di mossabilità. Work rate alto, normale ragazzi, lui è fenomenale, ma è una squadra veramente forte considerando il prezzo di alcuni giocatori, quindi provate anche lui. Ma passiamo invece dalla sinistra, alla sinistra top che vorrò provare nella sua versione Imer of the Match. Infatti come alla sinistra uso Memphis Depay. 12 partite, vanno le lame di Memphis Depay. 12 partite, 8 gol e 7 assist, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mossabilità e work e salto normale. Quindi ragazzi, questa qua è la squadra. Vi consiglio assolutamente di provarla perché infatti ho giocato anche contro squadre veramente forti e sono riuscito a vincere appunto con questo mio team, quindi provatela assolutamente. Adesso magari mentre vi starò facendo vedere un paio di gol, non ho molte cose da dirvi, comunque vi volevo, come ho già detto, ringraziare per tutto il supporto che mi stai dando. Siamo arrivati a 80.000, stiamo arrivando ad 80.000 perché infatti siamo a 75.000 iscritti. Per gli 80.000 ci sarà uno speciale che già farò, oppure ne farò due per quando il mio canale compierà 2 anni, perché dovete sapere che tra 10 giorni, se non mi sbaglio, il mio canale compierà 2 anni. So già che video fare e so già anche che video, cioè in realtà ne so 2, quindi devo un attimo suddividermi per uno speciale degli 80.000 e uno speciale per il bianniversario del mio canale. E quindi ragazzi, adesso non ho molte cose da dire, mi raccomando lasciate un bel mi piace, che ultimamente con i mi piace siamo un po' spenti, ne voglio 3.000 per il nuovo video, quindi lasciatelo, vi do il tempo per lasciarlo. Spero che l'abbiate lasciato e se l'avete già lasciato sappiate che siete stramalzi. Fatemi sapere se appunto proverete questa squadra, datemi le vostre opinioni, datemi un feedback. E quindi detto questo, io vi saluto, vi ricordo di passare dal canale Twitch perché in queste sere inizierò, o meglio rinizierò a fare molti live. E quindi detto questo io vi saluto e dico potente a palla, al prossimo video, bolla!